Carissimi amici, ma ciao, buon giovedì santo, siamo arrivati al quinto petalo del nostro fiore. Ecco, non vorrei suggerirvi la parola da scrivere dietro al petalo colorato, ma direi che oggi la parola più bella è dono. Dono al singolare. Sì, perché i tre doni che Gesù fa durante l'ultima cena con i suoi sono in realtà un unico mistero. Il dono del sacerdozio ministeriale, il dono dell'Eucaristia, il dono che è il comandamento dell'amore nuovo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco il senso del gesto della lavanda dei piedi, che non è solo un esempio, ma una vera rivelazione di Dio che si fa servo, che ci lava i piedi, che ci chiama ad aver parte con lui. Vedete, i tre doni sono un unico mistero che realizza questo grande miracolo, la comunione. La comunione tra di noi e con Dio, Trinità, misericordia infinita. Ecco la Chiesa. L'umanità nuova che in Dio trasforma il mondo. La Chiesa è sacramento di unità, è sacramento di comunione, che desidera abbracciare tutti, perché chiunque si senta accolto, amato, purificato, consolato, accompagnato, chiamato, inviato, è Gesù che fa la Chiesa. È la sua presenza che la genera, è l'Eucaristia che ci fa corpo. Voglio dirvi questo. Ogni giorno noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, obbedendo alle parole di Gesù, fate questo in memoria di me. È vero che non ci possiamo incontrare fisicamente per celebrare insieme la messa, ma dentro l'Eucaristia ci siete tutti, tutti, non solo perché preghiamo per tutti e ricordiamo tutti, ma dentro l'Eucaristia, dentro questo mistero d'amore, ci siete veramente tutti, realmente tutti, ci siamo tutti. Qui non ci sono distanze, non ci sono muri o protocolli da osservare. Siamo una cosa sola nello spirito. Don Pierino mi ha raccontato le parole che Montini rivolse ai seminaristi di Milano prima di diventare papa con il nome di Paolo VI. Diceva: amate la Chiesa, amate la Chiesa. Lo ripeteva. Ecco, carissimi, amiamoci come Chiesa di Cristo. E vi chiedo, in questo giorno santo, pregate per i vostri sacerdoti. Preghiamo per tutti i sacerdoti. Ne abbiamo bisogno, perché dai nostri gesti, dalle nostre parole, possa sempre comunicarsi lo sguardo del Signore, oltre i nostri limiti, oltre le nostre incoerenze. Sapete, in questi giorni c'è una sofferenza che proviamo, una sofferenza di cui nessuno parla o quasi, la sofferenza di non poter stare vicino ai malati o ai familiari per stringere le loro mani, per dare loro una carezza. Ecco, noi offriamo questa sofferenza perché il Signore, dall'Eucaristia che celebriamo, porti la sua benedizione e la sua luce ai medici, agli infermieri, agli operatori, alle suore che hanno contatto con chi sta male. Ecco, a questo proposito voglio ricordare in modo speciale le nostre suore, Suor Maria, Suor Selita, Suor Pia, gli operatori che prestano il loro servizio
nella casa di riposo del Giardino degli Ulivi e della Sapienza. Nel mistero dell'amore che celebriamo, il Signore agisce e raggiunge tutti. Ecco, permettiamogli di agire dentro di noi, attraverso di noi, là dove ci troviamo. Questa è la fede che viviamo insieme. Vi mando anche lo schema di preghiera che seguiremo oggi, la preghiera da vivere in famiglia. Sì, ci laveremo i piedi gli uni gli altri, sapendo che i primi passi della fede e della carità si vivono dentro casa. Carissimi, amiamo la Chiesa. Pensiamo a tutti i nostri sacerdoti che ci hanno battezzato, che ci hanno donato il corpo di Cristo, che hanno dato e che danno la vita per il regno. Pensiamo ai sacerdoti che in questo momento sono malati e che condividono la pena di tanti. Guardando al risorto, pensiamo oggi a tutti i sacerdoti che contemplano già il suo volto faccia a faccia. Don Carlo, Don Renato, Don Mario, ci proteggono e ci invitano a camminare guardando al Signore della vita, senza paura, ma con fiducia e amore. Amici, sentiamoci in comunione, in unità con il nostro Vescovo Oscar e con tutto il presbiterio della terra e del cielo. Dio vi benedica e vi custodisca, faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona santa giornata.